Vai. Sei percentisti, buongiorno, benvenuti alla quarta. Ma guarda, c'è detto cosa davanti, tagliamolo. No, no. Ah, così meglio, non mi vede. Ah, giusto. Beh. Benvenuti, sì, alla quarta puntata dell'episodio a puntate, sì, della Benelli, progetto Benelli. Benelli Tour, Benelli si chiama? Tour. Come si chiama? Vabbè. Vedete, questo siamo nella stagione peggiore, sì, peggiore di tutte, l'estate, la stagione che io personalmente odio, sì, però oggi sono vestito nella mise classica del motociclista estivo, ovvero ciabatte, croc, croc, no, non sono, questi qui sono dottor Schultz. Ciabatte originali, ciabatte, calzoni, bermudino, da bimbi, e giacca professionale in pelle con supporti, saponette, contatti, sì, perché classico. Non so voi, ma in Toscana sembra essere esplosa proprio questa moda, cioè, no, ma quindi vestitevi così perché tutti sarete così assolutamente nel trend più totale. Personalmente non indossavo i bermudi quando avevo 15 anni, che sai che l'uomo vero non porta. Oh, no, esatto, gli essere troppi. No, non li avevo. Quelli erano un pantaloncini. Non li avevo. Bene, Ale, bene. Cosa parleremo oggi? Cosa parleremo oggi? Oggi è la puntata numero 4 e procediamo con il nostro test della Benelli TRK 502X. Bene. Quindi facciamo l'aggiornamento intanto chilometrico, Marco. Tu leggi in chilometri. Chilometrico? Non ci vedi? Così perché c'ho gli occhiali polarizzati. Te lo dico io, sono 14.000. Sono le chiavi. Sono 14.000. Quindi hai fatto 20.000 chilometri più o meno? No, siamo a 14.000. Siamo a 14.000 chilometri, quindi abbiamo dovuto sottoporre la Benelli al consueto tagliando degli 11.000 un po' in ritardo. Quanto costa? Non gliel'hai neanche chiesto. Non ho chiesto, non abbiamo pagato. I dati importanti che la gente vuole sapere. È vero. Il denaro. È vero, denaro. Non lo sappiamo. Noi non l'abbiamo pagato, che non lo paga Benelli. Di Benelli. Chiedete alla Benelli. Chiedete alla Benelli, appunto. Tra l'altro siamo un po' arrabbiati con Benelli, poi dopo spiegheremo il perché. Sì, poi alla fine vi spieghiamo il perché. Sì. Detto questo, cosa abbiamo, qual è la prima, allora, cosa che vedremo oggi? Siamo intervenuti sul tagliando che vedrete adesso. Ora. 11.000 chilometri tagliando previsto per la Benellona, officina alle grandi Marche. Muoviti Giallona, vai dentro. Benellone sul ponte di comando. Cosa gli facciamo al Benellone? Ma se riprende e levate le chiavi, Francesco, ragazzi, ma... Si può far vedere, questa è officina specializzata. Ah, top secret. Mi vuoi dire cosa gli fai oggi alla Benellona TRK gialla del 6%? Allora, tagliando 10.000. Sì. Cambio olio. Non era degli 11? 11. Beh, uguale, un po' approssimativo, va bene. Olio poi? Olio. Sì, e poi filtro olio, vabbè, naturalmente, controlli vari, sì, e poi c'era la vibrazione classica qui da togliere la piastra, da restringere qui sotto. Bene. E poi trovare questa vibrazione qui sotto delle pipette. Questa maledetta vibrazione qua che non c'è tanto, ma noi facciamo finta che ci sia. E questa qui della marmita. Questa qui della marmita noi non ci danno olio però. Questo non ce ne frega niente, che noi siamo motociclisti maschi. Comunque va bene, dai, procediamo. Scusa, ma non posso lasciare il Benellone e prendere il pane europeo? Comunque non può essere così pignolo e rompere le scatole. Ma dai, vedi. Forza! Puoi rompere le scatole così per smontare un paramotore. Capito? E le duvole, le cose. Due viti in un modo, due viti in un altro. Si vede l'SVMOTEC, ce la volete mandare diverse, no? Però potremmo anche aprire un quesito, un contest. Un contest non si può mai dire, non so perché. Ma come mai in ogni officina del mondo in Italia c'è sempre... Marco, oscura qui, oscura. No, ma fai pure con calma, tanto c'è soltanto la telecamera accesa. La colatura dell'olio è un momento quasi erotico però, Concordi, Francesco? Sì, però con questo qui... Cosa sta facendo? Cos'è questa cosa? Per non sgocciolare. E qui in doppi sensi se ne vanno. Mamma mia, quanti peli c'è, Francesco, fai veramente paura. Lo glietti. Eccolo. Cosa fa il lago? Eccolo qua. Oh. Sai che è un brucio nemmeno. Vabbè, brucia, a me non mi sembra che bruci. Quando leggo non accendere, mi viene una voglia di accenderla. Comunque Benelli, ma come mai non ci hai mandato anche il baulone? Io volevo provare anche il baulone. E via anche il filtro dell'olio, guarda come sgronda anche il filtro dell'olio, cioè il basamento filtro olio. Ma poi qui alle grandi Marche, solo pezzi originali, ma guardate, solo filtro originale dell'olio, Francesco? Vero. Ma questa è la scatola finta che voi tenete e poi mettete quelli non originali, infatti, vero? Sì. Francesco, ma cosa soffi sul filtro lì dentro? Pulirlo. Ah. Ma pulito le cose, non sono fatte vedere. Ma questo quindi, Francesco, è l'olio specifico per la Benellona, lo vendono così? Sì, con il bricco. Con il bricco. E le dita già sporche. Vai. Ah, il filtro originale, guardalo com'è bello. Per chi non avesse mai visto il buco del Benelli intendo, eccolo qua. Francesco, scusa, ma le pasticche sono buone, che si fa?
assaggiate? Sì, sono buonissimi. Ancora sono buoni. Segnalazione: il tubo dell'acqua, condotti dell'acqua sul paramotore Segumotec, un po' si consuma. Ma il nostro amico Francesco ci ha detto che non succede assolutamente niente. Però volendo, magari del nastro telato, cosa ci mettiamo? Noi niente. Sarebbe tirato più qua. Tirato un po' più là, vabbè. Qua non lo puoi legare a niente, un po' al tubo dell'olio, ma. Vabbè, ma è una sciocchezza, andiamo, se no ci mettono un po' di nastro telato. Buono, io non ci metto niente. Vai, si vola. Ciao, vecchio filtro dell'olio. Sei stato molto bravo, ma adesso è giunta la tua ora. Ora il super palloso, perché dovete sapere, Francesco è un palloso incredibile. Mi sta accusando di aver spanato la sede di un bullone qui del paramotore SVMotec. Dice che l'ho messa male e l'ho spanata. Ma noioso. Francesco, posso contribuire anch'io? Voglio contribuire anch'io. Anche io contribuisco al tagliando del benellone. Ma questo è il metodo corretto per misurare la catena? Ognuno usa il suo, io faccio. Ognuno usa il suo. Aspetta, sta entrando la roba un po' perduta. Francesco, comunque te c'è. Polso del gas. Te c'è una fissazione con la dinamometrica, te la voglio dire. A me piace. Non puoi stringere qualsiasi cosa la dinamometrica. Perché no? Perché è una fissazione tua. 100. 100, 100, 100. Stavano continuando i tuoi lavori. Ah, cosa facciamo adesso? Smontiamo? La piastra superiore per stringere il canotto esterno. Esterno. Ma qui siamo troppo forti, ragazzi, una professionalità unica. Che c'è? Vai, vai. Sì, ma scusate, io stavo prendendo il caffè, non potete disturbare un pianeta. La rotta! Questo qui che avete visto adesso è puntare al tagliando, però poi è successa un'altra cosa, cioè hai fatto un'altra modifica, vero? Sì, abbiamo voluto intervenire su quello che è una delle problematiche maggiori del TRK, ma in realtà ci siamo resi conto che questa problematica, cioè la vibrazione al motore, affligge soprattutto la prima serie e non questa. Diciamo che abbiamo fatto finta che questa l'avesse un po' lieve, in realtà un po' lieve c'era la vibrazione, e abbiamo fatto l'intervento sulla piastrina sopra le candele, che vedrete in questo momento. Ed andiamo a togliere il serbatoio con i due buloncini posteriori, questi, si svitano anche abbastanza facilmente, questo e questo, e anche questo. E anche naturalmente questo e i due buloncini anteriori. Sono molto facili, anche questo qui della carena naturalmente. E poi staccando questa plastica possiamo togliere il serbatoio. Attenzione ai tubi sotto, togliamoli con cura. Tolto il serbatoio, lo appoggiamo con cura, mi raccomando. Ora andiamo a vedere qui la scatola del filtro, dove andremo a smontarla sia la scatola che il coperchio. Con le sue viti, le togliamo tutte. Via questa clippettina, questa clip, fate attenzione che si può rompere a toglierla. La clippettina del sensore del filtro aria. Togliamo anche la vite centrale e anche i bulloncini di 10 che fanno da supporto della scatola a filtro. Via il coperchio e via anche il filtro, così abbiamo modo di dare anche un'occhiatina, una pulitina al filtro dell'aria, che in questo caso è già abbastanza pulito. Per arrivare meglio e più agevolmente a fare quello che dobbiamo togliere anche queste alette laterali. Via tutta la scatola del filtro aria ed ecco qui sotto la nostra piastrina. Questa piastrina dorata è quella che va a creare la vibrazione interferendo con le pipette delle candele. Vedi? Se noi la muoviamo, se noi la andiamo a toccare, lei si muove e crea vibrazione. Ok, ora andremo a togliere questa piastrina per mettere appunto del gommino antivibrazione. Controlliamo anche che le pipette siano a posto. Sì, sono a posto, perfetto, tutto ok, le pipette vanno bene. Controlliamo gli incastri sempre per sicurezza, va bene. Nel mentre però questa moto ha qualche piccolo problema, qualche buco di erogazione. Mi hanno detto che potrebbe dipendere da un tubino, ecco questo tubino qua che voi vedete, che se si crepa, se si formano delle crepe su questo tubo, entra aria e la moto... Ecco, ritornateci in studio. Quindi Alec, dove siamo arrivati? Siamo arrivati al punto che sono rimasto a un certo punto senza moto io. Perché il mio bimbo non è che bimbo, tanto bimbo non è, il tuo A2, quando portai a casa, l'aneddoto è questo: la prima volta la Benelli, lui disse che moto vai da vecchi. Sì, perché Tommaso questa cosa di continuare a dirci da sempre che noi siamo vecchi, che usiamo le moto da vecchi, che lui c'ha le moto race, è vero. E parlava male anche del Benelli. Poi ci è salito sopra con la fidanzata e il Benelli, il babbo, non l'ha più visto e voleva tanto l'Interceptor perché la moto va fighetti, però guarda caso il Benelli viene più comodo. Esatto, l'Interceptor è a casa. È a casa. Comunque quindi se l'è presa lui, ha fatto
fatto tantissimi chilometri, tanti giri, e c'è anche questo piccolo report, questo piccolo omaggio per... Vediamo che cosa ne pensa un ragazzo di appunto 18 anni, 18 anni, ne ho patentato 18 anni, ne ho patentati a due, di una moto come questa. E adesso, dopo una giornata nel Chianti, non poteva mancare l'opinione del nostro patentato a due, che ci racconta cosa pensa della Benellona TRK gialla del 6%. Oggi non mi soffermerò sulle noiosissime specifiche tecniche, perché tanto, cioè, ormai su questa moto, cioè, la sapete, cioè, conoscete tutti, no? Come è fatta, come è strutturata, e poi hanno già parlato i vecchi del 6%. Io mi voglio soffermare su cosa ho provato veramente in quanto a due ragazzo ne ho patentato. Sicuramente all'inizio, quando l'ho guidata per le prime volte, non c'è stato un amore a prima vista, ecco, quello no, perché c'è dei rapporti troppo corti. Non so perché Benelli metta dei rapporti così corti su una moto così, cioè, vuol dire che già a 120 sei... La moto è strozzatissima, quindi non mi piace, non mi piaceva per nulla. È tutto un cambiare marce grazie alla modifica che ha fatto le grandi marche. E una volta allungati i rapporti, devo dire che questa moto è cambiata da così a così. Cioè, veramente ti senti innanzitutto proprio poderoso. Posso dirlo poderoso? Proprio bello forte. Mamma mia, cioè, è una cosa incredibile, perché io non sono abituato, ovviamente. Le moto a due sono tutte piccoline, alcune col telaio del 125, quindi, cioè, non ero abituato a una stazza del genere. Mi sono dovuto abituare anche alle borse, che adesso io ho messo il monoborsa, perché a me piace il monoborsa. Sono l'unica persona sulla terra a cui piace il monoborsa, però a me mi fa impazzire il monoborsa. Comunque, è stato difficile un attimino abituarsi al peso, poi sono andato anche in due con la mia ragazza, quindi, insomma, stare in due con le borse comincia a essere un po' impegnativo, ecco. Pochi giorni per abituarsi, però ecco, sicuramente una persona che inizia prende la moto, ha preso la moto da poco tempo, ecco, non gli consiglio questa moto, perché ci vuole un po' di esperienza o anche una gamba lunga. Ecco, per me che sono 1,75 m comincia a essere un po' impegnativo, niente di che, però insomma, se non hai un po' di mano, ecco. Conclusione, la consiglieresti a un neopatentato? L'ha già detto un po', no? Sì, la consiglio tanto se sei un vero appassionato, cioè sei un vero appassionato, sei già col 125, sei già un po' andato, insomma, c'hai un po' il gas, insomma, come si dice, un po' di esperienza. Se non hai esperienza, no. E vi dirò la verità, io la consiglio anche a qualcuno che magari non è neopatentato, magari ha già la A3 o la A, come volete chiamarla, e però non ha bisogno di quelle potenze che tanto nessuno utilizza. Ma non sei di moda, non sei di moda se non c'è la potenza. No, infatti, adesso è solo una moda. È solo una moda. Beh, oddio, insomma, dai, un po'. Allora, diciamo, spalancare uscita di curva, io non lo so ancora, quindi tranne qualche. Già, tu non lo sai. Io non lo so ancora, io il massimo provato è questo. Cioè. Ma ora Marco ti fa provare il suo KTM 790. What? Quindi che il Benellone ti piace? Mi piace, allora, no, diciamo la verità, io mi sono innamorato. Purtroppo ogni moto che provo mi innamoro. Com'è questa storia? Di poche, assomiglia a qualcuno, di poche cose che non sono piaciute, cioè quelle che non sono piaciute velocemente? Le cose che non mi sono piaciute è stato i rapporti, che erano troppo corti, il peso, che non è alla fine un lato negativo, perché fa da anche quella imponenza, no, di questa moto. Cioè, ecco, una cosa che voglio dire è che tutte le persone che mi hanno visto, no, ma la fai guidare, cioè, capito? È stato così, è stato... Nessuno ci credeva. Quindi è la nuova moto da bar. È la nuova bar. Cioè, per un neopatentato poi è una cosa incredibile. Cioè, uno ti vede arrivare con questa bestia ti dice, ma come... Vabbè, cioè, comunque basta, hai parlato per 2 ore e mezzo. Marco deve tagliare tutto, che hai ben rotto le scatole. Quindi ti piace, dai la percentuale, da 0 a 100. 90. Quindi avete visto che anche un ragazzo di 18 anni apprezza questa moto. Infatti abbiamo sempre detto che secondo noi la più grande vittoria di questo progetto della Benelli è appunto nel fare iniziare i giovani al mondo delle maxi enduro, perché comunque per un 18enne una moto del genere è una maxi enduro, una moto che gli permette di fare veramente tutto, anche se magari non ha il fascino della moto alla James Dean. Esattamente. L'ultima cosa di cui parleremo oggi in questo video è di nuovo il manubrio, perché abbiamo avuto dalla SV Motec
i riser arretrati, che era una cosa che Ale voleva dal primo giorno, perché i riser che abbiamo avuto dalla SRT Manubri erano riser dritti, rialzati ma dritti, e quindi anche con la sua altezza da scimmia comunque lo portavano a essere molto allungato. Sì, una guida molto enduristica. Ma poi intanto lo pulisci la giacca o no? No, la giacca è schifo. Marco, si vede che tu sei lo stradista tiene i moscerini schiacciati. Ma io ho la giacca da stradista, guarda qua. Vabbè, e se c'è ancora, è nuova la tua, la userai, ma no, non spoileriamo. Faccio come le ragazze che vanno a prendere i vestiti in prestito e poi li rendono certo, la festa, o come chi teneva negli anni 90 le etichette del cappotto cascico. Stiamo divagando, Marco, andiamo al sodo. Quindi abbiamo avuto da Essen Motec i famosi riser arretrabili, cioè hanno una corsia che vi permette di poterli posizionare dove volete, nella posizione centrale, adesso vi faremo vedere come si montano, ma nella posizione centrale non avete problemi, visto che ce lo chiedono in tanti sul manubrio, ma c'è problemi nel montaggio, se tocca sul plexiglass, se tocca sul serbatoio, non tocca da nessuna parte con i riser della SRT. Con questa posizione che adesso è centrale, proprio nel, c'è un grafico, serie di tacchette, nella tacchetta centrale non tocca da nessuna parte, né davanti né dietro. Questi riser non sono economici, ma vi cambiano totalmente la guida, vero Ale? Tu l'hai provata? Moltissimo, perché ti portano proprio ad avere la guida arretrata stradale, che poi in realtà è la filosofia principale di questa moto. E costano? 170 euro sia grigi che neri. Ah, si possono anche neri? Si possono avere in doppia versione, anche per il manubrio da 22, pardon. Benissimo, quindi adesso facciamo vedere un attimino come si montano. Prego. Ora abbiamo dei riser dritti normali, quindi il manubrio della SRT si è semplicemente alzato, no? Perché quello... Invece noi lo vogliamo arretrare adesso e provare a dargli una posizione un po' più stradale. Sei d'accordo, Marco? Certamente, questo? E quindi chi è? Ti è venuto in aiuto? È venuto in aiuto loro, i nostri amici di SV Motec. Grazie a loro, perché basta una chiamata e loro sono sempre disponibili, e ci ha mandato questi riser. Ora, secondo te io riuscirò a montarli, Marco, senza il tuo aiuto? Come hai sempre montato tutti. Ah, bene, benissimo. Noi abbiamo in questi... Posso farti vedere, sì, Marco? Abbiamo questo supporto, lo stai vedendo bene? Mm-hmm. Molto bello, realizzato in materiale in alluminio molto molto carino, con delle tacche che sono di misurazione, poi vedremo il perché, Marco. Queste sono delle slitte, sono due naturalmente. Poi abbiamo i coperchini, aspettate, facciamo vedere che sono molto carini. Questa è la parte superiore dei riser che andranno ad abbracciare il manubrio con i loghi SV Motec. Mm-hmm. E sono due anche loro. Poi abbiamo una quantità di bulloncini. Eccoli qua. Anche delle istruzioni. E abbiamo anche le istruzioni. Qui io vado in paranoia con le istruzioni di solito, perché non riesco mai. Tu mi dirai, vai al punto 1, giusto? Mm-hmm. E io vado al punto 1, ecco qua. Vieni. E andiamo a vedere. Intanto direi che possiamo cominciare con lo smontare il manubrio. Vai. Vabbè, noi ragazzi facciamo i lavori notturni perché di giorno lavoriamo. Perché di giorno non abbiamo più tempo. È finito il tempo da dedicare alle moto, Marco. Davvero. Quindi pagateci se volete offrirci un lavoro legato alle moto, sì, o pagarci nei suoi video, noi così possiamo fare solo queste cose qua tutto il giorno. E non andare per lavorare, che esatto, bello. Bello, vero? Sì. Hai conosciuto, Marco, la copertina? Certo, questa copertina mi è diventata famosa, la Sindone di Alessandro. La Sindone, che questa ha fatto miliardi di lavori alle moto, eh? Sacra Sindone di Alessandro. Sì. Appunto, di togliere questa roba. Al punto 2 ti dici di mettere questi due pezzettini così. Questa slitta che voi vedete qui così deve essere messa in questo modo, tenendo presente di avere il buco esterno verso l'esterno della moto e la scrittina SV Motec, il logo, in avanti. Ecco, questo. Mettiamo adesso il grano. Cos'è, Marco, un grano? Quando avete messo appunto loro con il grano, gli avete... Scusa Marco, la bucolina sbagliata. Perfetto, tocca anche questo. Ok, prendo la lenzuola e buco. Oh, perfetto, adesso sì, non si fa altro che avvitare loro. Io non so bene a che altezza va messo, metterò una posizione abbastanza centrale. Però non ci vedo. Così sei... Allora, aspetta. Io però non è che posso fare le riprese. Ma cosa devi fare tutto? Sei a metà, vai. È preciso? Aspetta. È preciso? Vai, avvita. Lo serro? Serra linea. Aspetta, sai perché è importante avere gli amici, Marco? Sì. Solo per fare queste cose qua, perché poi alla fine sono un po' solo i coglioni. Sì. È vero o no? Queste mette le molle dei cavalletti. È vero. Sono due le cose essenziali per cui è importante avere degli amici, quindi... Sono belli questi ragni. Sono favolosi. Eccolo. Tutti sono cascati. Cioè, non è che a volte ne rimane uno in sella. Cadono sempre tutti. Vabbè, ma questo è un... sono lavori notturni, ci sta che se ne puglio, eh.
ci passa il dito, non ci passa, perfetto, perfetto così e perfetto cos'ha. La posizione a questo punto è diventata, da così come era prima, te lo ricordi? Sì. Molto avanzata, a rialzata ma arretrata e con un manubrio dritto, felicissimo, perfetto. Bene. Bene, molto bene, molto molto bene. E ora l'ultima cosa volevo dire, tanti ci hanno chiesto informazioni soprattutto sul manubrio, in queste quattro puntate è la cosa che diciamo ha tirato molto di più, infatti sì. Essere ti ringrazia perché ne ha venduti a pacchi. Sì, ma centinaia, centinaia. Hanno finito di mandarci le royalties assolutamente di ogni manubrio, arrivare, 200 euro a manubrio. Sì, minimo. Bene. E le domande vi rispondiamo una volta per tutte, le domande che ci hanno fatto in molti sono più o meno sempre le stesse. Se parlando dei riser normali, quindi vi ho già detto che con questi riser non c'è problema, con i riser normali che vengono venduti da SRT non c'è nessun problema di lunghezza dei tubi e dei cavi, non c'è nessun problema di toccare il parabrezza a fine corso del manubrio né il serbatoio, quindi andate tranquilli. Se i vostri meccanici non ve lo vogliono montare, cambiate meccanico, perché in tanti ci hanno scritto ma il meccanico non me lo vuole montare perché è un lavoro un po' noioso, poi tirano i cavi. È un lavoro noioso, ragazzi, è un lavoro che però potete farvi in casa. Se non avete due brugole, trovatevi un amico con due brugole e lo fate in un giorno offrendogli una birra. Ci vogliono veramente 5 minuti, non è aprire un motore. La birra non è però consueto con il coso di YouTube. No, bisogna bere consapevolmente. Bisogna bere consapevolmente. La birra è quella analcolica. Poi vedi anche la moteletta. Certo, classico. Mi quindi direi che zanzare, con estremo disappunto ce ne andiamo, perché questa stagione schifosa porta anche gli insetti e le zanzare che noi odiamo. Due cose, scusa, posso? Due, prego. Uno, siamo un po' arrabbiati con Benelli perché secondo noi sarebbe giusto che la nuova 700, nel frattempo sta succedendo di tutto qua, la nuova 700 Benelli, che uscirà prossimamente, la notizia è fresca, dovrebbero darci la prima carriera a noi. Solo a noi. Solo cioè, è inutile che le date agli altri giornalisti che sono estremamente molto tanti noiosi. Arrivano, leggono la scheda tecnica, bella moto, c'hai 700 cilindra. Scrivete nei commenti che... No, scrivete a Benelli, non sono... Cioè, scrivete nei commenti, poi scrivete anche a Benelli dicendogli, signori, date questa moto 6% perché sono troppo fighi e divertenti. Solo 6%. Solo 6%. E poi vi spoilerò una cosa, vediamo chi indovinerà. Nella puntata di agosto avremo una modifica molto importante, non modifica vi diciamo che in nulla. Tanti continuano a chiedere. In tanti continuano a chiedere. Abbiamo chiocciato fino adesso. Ma c'è un'azienda, non faccio nome, non fare nome, altro, dai, che finalmente ha finito il suo fitto pezzo per questa moto e ce lo manderà in esclusiva. È solo per noi poi, cioè il progetto le venderanno. Dopo li venderanno, ma diciamo che il primo è il primo arriva a noi, saremo test di questo prodotto, quindi aspettatevi la versione che uscirà a Ferragosto, quindi quando sarete con le palle in ammollo al mare, vuol dire palle? Certo, palle. Con le palle in ammollo a sciacquettarvi con la famiglia al mare, a rompervi le scatole, a mangiare l'anguria e a sognare di poter tornare a casa e usare la moto, guardatevi il nostro video che vi farà vedere questo bellissimo progetto che vi farà spendere un bel sacco di soldi. Viva il TRK giallo del 6%. E con estremo disappunto, ciao, ci vediamo ad agosto, ciao. Con la Benelli, poi altri video vi facciamo uguali. Certo.